Dopo la sconfitta di Roberto Cosentino alle scorse amministrative di Vibo Valentia, il centrodestra tira le somme e ad addebitarsi tutte le colpe è il dirigente di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, presidente della quinta commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera. Sono convinto ancora che appunto i dirigenti si devono prendere le responsabilità quando si perde, così come ho preso gli elogi quando abbiamo vinto. Cosentino, giovane e brillante dirigente alla Regione Calabria, poteva essere un'opportunità per la città, ha dichiarato Mangialavori, ma qualcosa non ha funzionato. Pensavamo potesse essere la figura giusta per continuare un lavoro che ho sempre detto essere eccellente dal mio punto di vista dell'amministrazione Limardo. Non ha funzionato, molto probabilmente il fatto di averlo candidato all'ultimo momento senza spiegare realmente le motivazioni, questo poco tempo non gli ha dato la possibilità di farsi conoscere, mentre dall'altra parte c'era un apprezzato professionista che già da oltre un anno era in campagna elettorale e quindi molto probabilmente Bobbo non è riuscito nel poco tempo che ha avuto a farsi conoscere, a far capire qual era il suo progetto per Vibo Valentia. Lei e il Presidente Occhiuto miravate sulla sindaca uscente Maria Limardo, perché non è stata ricandidata? Maria non ha sentito intorno a sé quell'affetto, chiamiamolo così, che le serviva per riproporsi alla città, quindi molto probabilmente l'errore nostro per la non candidatura della Limardo è quella di non averle fatto sentire l'unità del gruppo. C'è un centrodestra spaccato a Vibo? No, ritengo assolutamente di no, anche perché al netto della sconfitta Forza Italia ancora una volta ha dimostrato di essere il partito trainante del centrodestra. Ricordiamo appunto che abbiamo costituito tre liste a supporto del candidato a sindaco, che insieme abbiamo raggiunto il 70%, se non oltre, dei voti del centrodestra, per cui Forza Italia assolutamente non è divisa e lo dimostrano i numeri. Mangialavori elogia il nuovo sindaco Enzo Romeo e ritiene la sua vittoria merito della squadra che l'ha sostenuto e non l'appoggio della coalizione di centro. Faccio i complimenti al sindaco Enzo Romeo. Sono sicuro che darà il massimo per far sì che Vibo possa continuare a risollevarsi. Per quanto riguarda la sua vittoria, io ritengo che è una vittoria di Enzo Romeo. E dopodiché l'incapacità degli altri partiti ha fatto sì che subissero la sua candidatura e per il centro-sinistra è stata una fortuna, perché insomma, Enzo è stato bravo, ha lanciato il messaggio giusto ai cittadini, evidentemente se lo hanno scelto. E quindi complimenti a lui per questa vittoria strameritata.